Magnifico, possente, geloso, ma più di tutto doge nella casa dei dogi. In una fosa notte di mezza estate, l'Otello di Giuseppe Verdi torna nel cortile di Palazzo Ducale. Un ritorno felice, quello dell'opera verdiana a Venezia, proposta nel bicentenario della nascita del compositore come evento di punta del festival estivo Lo Spirito della Musica di Venezia, del Teatro La Fenice. Un successo straordinario davanti a 1200 spettatori, smoking obbligatorio per le poltronissime e abito lungo per le signore. Davanti alla Scala dei Giganti, dalla quale il 6 agosto del 1960 Mario Del Monaco pronunciò le prime parole di un Otello d'altri tempi, il tenore statunitense Gregory Kunde. Mario Del Monaco è l'ispirazione per tutti gli Otelli che cantano adesso, è questo posto certamente. No, lui è sempre con noi come il più grande interprete di quel ruolo. Certamente, lui è sempre con noi. A dirigere i centri orchestrali della Fenice e gli 80 coristi, il maestro Chung, in un vortice di giochi di luce ed effetti speciali. Spettacolari le proiezioni video di Leoni Giganti e Mari in Tempesta sulle logge del palazzo. Ad assistere all'evento, un parterre d'eccezione, tra i presenti anche il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Comprensibilmente emozionato, il sovrintendente del teatro La Fenice. Abbiamo inserito questo ritorno dopo 43 anni di Otello all'interno di un festival il cui titolo è Lo Spirito della Musica di Venezia, che si dirama in tutta la città, nelle isole, con concerti, con anche balletti, con ospitalità di orchestre straniere. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Venezia.